Oggi vediamo come affrontare il debug del sistema per alcuni dei problemi più comuni che possono capitare con un sistema operativo Linux. Quindi vediamo un approccio un attimino strutturato, mirato, strategico a quelle che sono delle problematiche, delle tematiche ricorrenti ormai da anni, insomma, con questo sistema operativo e vediamo qual è il modo corretto di approcciare ogni tipo di errore di sistema che si può presentare per cercare la soluzione più adeguata. La maggior parte dei problemi classici, ricorrenti, con Linux, quando si fa una nuova installazione specialmente, o quando si fa un aggiornamento molto pesante, per esempio, da una versione di una certa distribuzione a una successiva, sono tendenzialmente sempre legati agli aspetti più evidenti del sistema, quelli che l'utente si aspetterebbe, diciamo, più facilmente di veder funzionare, quindi la scheda video, quindi problemi estetici, grafici, problemi di visualizzazione, problemi sulla resa del desktop, insomma. Problemi audio, ad esempio l'audio non va, molto semplicemente. Problemi di rete, quindi il computer non si connette più a internet. E poi possono esserci tutta un'altra serie di problemi. In realtà, con un minimo di debug, è facile scoprire che il sistema può avere anche tante altre segnalazioni di anomalie nascoste dietro, non necessariamente fatali per un comparto o per un altro del sistema. Ragion per cui, da un lato, diciamo, grafico di desktop di esperienza utente, spesso e volentieri non ci si accorge neanche di alcune problematiche esistenti in background e quindi possono essere tranquillamente ignorate. Sebbene magari sistemando anche quelle, si ottiene un beneficio a livello di prestazioni e di stabilità complessiva del sistema. Il primo punto di partenza per iniziare a fare del debug del sistema è utilizzare ovviamente la shell, la console, il terminale dei comandi, no? Io sto usando un sistema Linux, Debian, distribuzione Debian, mi trovo molto bene, lo uso da anni, continuo a utilizzare questo, a preferirlo rispetto ad altri, è per certi punti di vista meno user friendly di altre distribuzioni più famose, come Ubuntu o Mint, che sono comunque a loro volta derivate da Debian, quindi è meno user friendly, ci sono meno automatismi. Questo costringe l'utente a dover mettere le mani per sistemare alcune cose. Faccio un esempio molto semplice: se installate una versione di Linux Debian su un computer con installata una scheda grafica della Nvidia, non verrà utilizzato automaticamente il driver Nvidia, verrà utilizzata di default, il driver open source corrispondente. Quindi tendenzialmente verrà utilizzato un driver chiamato Nouveau. Questo perché? Perché la policy di Debian è normalmente quella più conservativa sulle licenze open source, quindi tendenzialmente tutti i pacchetti di stampo di tipologia di licenza proprietaria o codice chiuso, codice sorgente chiuso, non sono mai la prima scelta e quindi anche tutta una serie di supporti all'hardware. Ragion per cui attivare e far funzionare tutta una serie di accelerazioni hardware di sistema che possono andare solo con driver proprietari, almeno in Debian, richiede un intervento manuale. Questo è uno dei motivi che me lo fa preferire, che sembra un controsenso perché generalmente chiunque punterebbe a un automatismo maggiore. Tuttavia, il problema è l'automatismo. Io ho usato, prima di passare a Linux, ho usato per anni Windows e il problema principale con cui mi sono dovuto scontrare per anni è che finché va tutto bene siamo tutti felici. Nel momento in cui qualcosa non va, non ci sono sufficienti informazioni per capire qual è il problema e non c'è comunque margine di manovra per intervenire sul sistema per sistemare il problema. Quando sono passato a Linux, sono partito da distribuzioni più, chiamiamole, automatizzate, però l'effetto è stato lo stesso. Sebbene Linux consente, a prescindere anche in Ubuntu, anche in Mint, anche in altre distro, di mettere le mani a sistema per sistemare i problemi, nel momento in cui le cose vengono fatte prima di tutto automaticamente, poi diventa difficile poi ricostruire, capire
che cosa è successo, cosa è stato fatto, cosa ha fatto l'automatismo e quindi dove mettere le mani. Non che non si possa fare. L'ho trovato più difficile, quindi ho preferito un approccio dalle basi, quindi ho scelto Debian proprio perché costringendomi a fare io il setup del sistema, almeno per alcune cose, perché poi oggettivamente Debian si installa e funziona out of the box con un installer banalissimo e quindi non è che richiede grande sforzo. Però per certe piccole cose ho preferito l'intervento manuale in modo da sapere anche poi successivamente dove mettere le mani. Tutto questo ha un senso anche perché molti dei server online Linux, qualora vogliate dedicarvi, visto che è la moda del momento, è il boom del momento, vogliate iniziare a dedicarvi ad esempio a sviluppo di applicazioni per il web, oppure gestione di web server e tutto il resto, spesso e volentieri troverete che i server online gestiti e affittati dai provider maggiori possono essere selezionati con un sistema operativo Windows o Linux, e spesso e volentieri quello Linux è appunto Debian. Ragion per cui imparando a usare Debian vi trovereste avvantaggiati in questo senso. Detto questo, potete usare la versione Linux che volete per seguire questo tutorial, perché non useremo strumenti specifici di distribuzione, sebbene quello che vedremo come output degli script, dei comandi di debug, quello che potrebbe essere l'environment, l'ambiente in cui andiamo a lavorare, a vedere insomma questa sequenza di comandi, potrebbe essere influenzato ovviamente dal tipo di distribuzione. Detto questo, andiamo a aprire un terminale dei comandi. Nel mio caso uso il desktop Plasma di KDE e quindi utilizzerò console, ma un terminale dei comandi qualsiasi va più che bene. Ora, ipotizziamo che abbiate iniziato da poco a utilizzare Linux, magari siete incappati per puro caso in una delle prime serie di video tutorial che ho fatto, dove vediamo come installare e utilizzare Linux in macchina virtuale e quindi stiate sperimentando in macchina virtuale. Ovviamente, se siete già al desktop, potete seguire questo tutorial aprendo un terminale di comandi come ho fatto io. Mentre se siete alle prese con un problema di sistema effettivo, facciamo un esempio: avete appena installato Linux in un sistema fisico, vero o virtuale, avviate il sistema appena installato e vi trovate di fronte a una schermata nera. Cosa si fa in questo caso? C'è un modo di accedere al terminale dei comandi anche in questo caso, sempre se la schermata nera non è sintomo di il computer si è spento, il computer si è riavviato, il computer è non responsivo, quindi bloccato, ci possono essere varie problematiche. Ma spesso e volentieri in realtà capita che lo schermo nero è un problema di visualizzazione grafica, per esempio server grafico che non funziona correttamente, driver grafico della scheda video non installato correttamente, tanti problemi di questo tipo che portano a una schermata nera, ma in realtà in background, dietro le quinte, il sistema potrebbe essere funzionante. Come facciamo a saperlo, a verificarlo? Allora, se siete su un PC fisico, con la combinazione di tasti Ctrl-Alt-F1, in teoria switchate, cambiate contesto e vi spostate dalla console grafica, quindi il terminale dove viene visualizzato il desktop, a un terminale di comandi accessibile dietro le quinte, passatemi questi termini. E quindi vi troverete sempre una schermata nera, ma con in alto a sinistra una riga di comando bianca, del tutto equivalente a quella, per esempio, che vedete nel mio terminale grafico, dove troverete però la richiesta di login, quindi login due punti, dovete mettere il nome utente con cui volete fare il login, vi chiederà la password, mettete la password e visualizzerete un login grafico, cioè un login bicolore fondamentalmente, identico a questo. Questo è molto utile perché per risolvere problemi di un sistema installato, generalmente se non si ha accesso al desktop, si può fare solo così. Per cui, anche se noi abbiamo il desktop a disposizione, useremo solo il terminale dei comandi proprio per riportarci in una situazione in cui il desktop non è accessibile. L'unico appunto è se siete in macchina virtuale, ad esempio con VirtualBox, facendo Ctrl-Alt-F1 per andare nel terminale dei comandi. Potrebbe essere che il Ctrl-Alt-F1 venga preso dal sistema ospitante la macchina virtuale e non dalla macchina virtuale. Per
Per uscire da questo problemino ci sono varie soluzioni, dipende dalla versione di VirtualBox, dipende da alcuni fattori, insomma, non è uguale per tutti la soluzione, però tendenzialmente quasi tutte le macchine virtuali offrono un tasto della tastiera che possiamo considerarlo una sorta di tasto di escape che serve, se pigiato, a far passare i comandi direttamente alla macchina virtuale. Se non ricordo male, ma sto andando a memoria, quindi prendetelo col beneficio del dubbio da verificare, per VirtualBox è il control destro, quindi quello che sulla tastiera sta sul lato destro della tastiera. Tenendo premuto il control destro e il tasto F1 potreste forse già andare direttamente nel terminale dei comandi in macchina virtuale, oppure potrebbe essere che vi manda a full screen la macchina virtuale, quindi macchina virtuale visualizzata a schermo pieno, e a quel punto facendo Ctrl+Alt+F1 dovrebbe funzionare perché essendo a schermo pieno la macchina virtuale i comandi dovrebbero andare direttamente a quella. Boh, detto questo, che siate nel desktop, che non abbiate il desktop, che siate in macchina virtuale o che non lo siate, a un certo punto dovreste essere arrivati ad avere l'accesso al terminale dei comandi. Fate il login e vi troverete al prompt che già dovreste conoscere dai tutorial precedenti. Ovviamente per fare qualsiasi operazione sistemistica dovrete essere super user. Siccome questo video si inserisce nel contesto del tutorial sull'amministrazione del sistema, noi agiremo come super user. Quindi fate attenzione, prendete tutte le dovute precauzioni per evitare di fare pasticci. Allora, un esempio, se io andassi a lanciare un comando come il dmessage senza essere super user, quello che succede è questo. Mi risponde che l'operazione non è permessa. Quindi non è che se ve ne dimenticate potete andare avanti senza accorgervene. No, i problemi si manifestano fin da subito perché, come ho spiegato già in passato, l'utente ha accesso limitato, esclusivo, solo alla propria home, a meno che non siate voi stessi a impostare diversamente il sistema. Per agire fuori dalla propria home, e noi agiremo solo su file di sistema, in questo caso è richiesto, diciamo, il permesso da parte del super user concesso all'utente, oppure di essere super user. Diventiamo super user con su spazio trattino e la password di super user. Eccoci qua. Allora, il comando che ho appena lanciato e che mi ha dato operazione non permessa, lo rilanciamo come super user, dmesg, dmessage, e quello che succede è un printato, uno stampato, una lista, un output molto lungo, ma veramente molto lungo, che adesso impariamo a leggere. Questo è il log di sistema. È il log di sistema, poi vedremo che in realtà di log di sistema ce ne sono diversi e con diversi scopi, però possiamo dire che questo è il riassunto del log di sistema e più o meno è quello che viene tracciato e visto in fase di boot del sistema, cioè in fase di avvio. Quello che vedete, allora, a seconda della distribuzione o della versione che avete di Linux, potreste non avere la stessa formattazione estetica o per esempio gli stessi colori. Potrebbe anche essere che lo vediate in bianco e nero o monocolore, non cambia niente, i contenuti del dmessage tendenzialmente sono tutti uguali o si assomigliano molto. Io ovviamente spiegherò quello che ho davanti nel mio caso. Quello che leggete è, tra le parentesi quadre all'inizio, il timestamp dell'output. Vuol dire che qualcuno nel sistema, in un certo momento preciso, ha dato un messaggio, ha fornito un messaggio, ha fatto uscire un messaggio. Questo messaggio è uscito ad un certo timestamp, cioè ad un certo momento preciso. Questo certo momento preciso è semplicemente il conteggio incrementale in secondi dall'avvio del sistema. Infatti, se risalite all'inizio del dmessage, il sistema parte ovviamente con conteggio 00. All'istante 00 è il momento, diciamo, in cui grab, quindi il bootloader, avvia una determinata versione di kernel, nel mio caso la versione 4.19. E qui si può seguire tutto quello che succede, quindi tutto quello che il kernel fa per riconoscere il processore, il sistema, la RAM, interfacciarsi, si vedono i dati per esempio della scheda madre, si vedono tutti i dati del processore, della RAM, si vedono i dati
dell'interfaccia di gestione energetica, si vede tutto, fondamentalmente tutto. Il problema è appunto in questo mare di informazioni come fare ad andare a pescare quello che ci serve. Allora, per pura curiosità, una scorsa, una lettura veloce a tutto il D-Message conviene darla. Non è poi così lungo se si è curiosi di scoprire cosa contiene. E possono saltare fuori informazioni interessanti sul sistema, anche solo se uno dopo anni che usa un PC si dimentica le specifiche, per esempio. In genere è buona cosa dare un'occhiata al D-Message anche periodicamente, anche dopo che si fanno gli aggiornamenti di manutenzione periodica, per vedere se qualcosa si è rotto, se qualcosa non funziona correttamente, se qualcosa va storto. Il D-Message riporta subito un sacco di problematiche che potrebbero esserci latenti nel sistema. Oppure anche, come dicevamo prima, in caso in cui riavviate e vi trovate lo schermo nero, anche quello potrebbe essere riportato nel D-Message. Ora, da qui in poi diciamo che qua abbiamo un discorso generico, non sappiamo cosa stiamo cercando, guardiamo il D-Message, qualcosa potremmo anche trovare. Discorso diverso, se invece sappiamo esattamente cosa stiamo cercando, e vogliamo andare mirati. Ci sono diversi modi da riga di comando di filtrare le informazioni contenute in un file testuale. I file di log che noi stiamo andando a leggere sono di fatto file testuali. Come funziona? Utilizzeremo un comando concatenato con il pipe. Ah, ecco, cercavo proprio un errorino di questo tipo, scusate, mi interrompo un attimo e torno indietro. Ad esempio, nella mia versione gli errori sono stampati in rosso e come vedete io ho degli errori presenti nel D-Message in vari momenti, sia all'avvio sia in momenti più avanzati, che tuttavia non precludono il funzionamento del sistema nel mio caso. Sta funzionando tutto correttamente, infatti questo errore viene fuori dal microfono USB che sto utilizzando per registrare il video tutorial, tuttavia funziona tutto correttamente. Quindi non è detto che perché vediate un errore c'è da preoccuparsi immediatamente, dipende dal tipo di errore. Comunque, come vedete, qui si vede tutto. Allora, dicevamo, stiamo andando mirati. Abbiamo un problema legato, o anche solo senza problemi, vogliamo vedere cosa mi dice il sistema relativamente, ad esempio, non so, ai dischi. I dischi in Linux sono identificati con un nodo, cioè un file un po' particolare, che risiede nella sottocartella dev in cui sono presenti i cosiddetti SD. Ok? Quindi se io faccio un ls-l di slash dev slash sd con l'asterisco come regex per prenderli tutti, questo è quello che si vede sul mio sistema. Sul mio sistema sono presenti svariati dischi, sono sda, sdb, sdc, sdd e sde. E per ognuno di essi ci possono essere varie partizioni, per esempio bcde sono con una sola partizione, anche perché c'è solo sdb1, sdc1, sd. Mentre sda, ad esempio, è partizionato in tre, cioè sda1, sda2, sda5. Alcune di queste informazioni sono reperibili dal D-Message, come accennavo prima, filtrandole opportunamente per non dover perdersi via nella lista infinita di output. Come si fa? Si fa D-Message, cioè il comando che genera l'output, lo si concatena con il pipe, che è la barra verticale. E cosa fa il pipe? Fa sì che l'output del comando sulla sinistra, quindi prima del pipe, finisca in input del comando che metto dopo il pipe. Quindi io dopo il pipe metto un comando utilissimo che si chiama grep. Grep filtra e cerca delle parole chiave. Quali parole chiave? In questo caso, per esempio, io metto SD, forse un po' generico, ma è per fare un esempio. Lanciando il comando in questo modo, ecco qua, ecco, vado a perdere la formattazione nel senso del colore dell'output, perché la formattazione è data da dei tag specifici presenti nel file di testo del log, il grep li filtra e quindi non viene più colorato, ma questo non è un problema perché abbiamo già un bel riassunto. Per esempio, adesso il D-Message è stato filtrato solo a questa manciata di righe, in cui vediamo in ogni riga è presente la chiave di lettura SD, che sia come singole lettere che sia anche all'interno di una parola più lunga. Ecco, infatti possono esserci anche, chiamiamoli dei falsi positivi, quindi delle righe dove c'è dentro SD in qualche altra parola, ma che non c'entrano un fico secco.
Comunque, qui vediamo appunto dove vengono rilevati i dischi del sistema, fa vedere la dimensione del disco che viene rilevato, dice ovviamente se ci fossero problemi li andrebbe a riportare, fa vedere anche le partizioni che vengono rilevate, il file system che viene rilevato su ogni disco, anche la swap, che in questo caso io ce l'ho sulla SDA5, eccetera, eccetera. Ecco, le ultime due righe sono un esempio di come da qualche parte, vediamo se lo trovo, c'è dentro sicuramente la chiave SD, ma di fatto non la sto vedendo. In questa riga da qualche parte ci dovrebbe essere scritto SD perché è stata filtrata, però di fatto non c'è dentro l'SD inteso come nodo del device, quindi qualche sporcizia potrebbe capitare. Ecco qua, per esempio, CUPSD SD. Se lì è dentro in questa pane. Bene, così sappiamo come andare a filtrare alcune informazioni. Vogliamo per esempio vedere le informazioni relative alla scheda video? Allora, in Linux, qui dipende un po' da che versione avete, sulle versioni recenti, ma diciamo non l'ultimissima di Debian, è presente un comando che si chiama ifconfig, che comunque è installabile e utilizzabile tramite il pacchetto NetTools, anche nei sistemi nell'ultima release che non ce l'ha più installato di default. Ifconfig, se lanciato senza opzioni, ci fornisce una fotografia della configurazione attuale di rete del sistema. Quindi io ho una scheda di rete con questo nome assegnato in automatico dal sistema, configurato in un certo modo con un certo IP, una certa MTU, la netmask, quello che serve, insomma, e una certa loopback fondamentalmente, che è un'interfaccia di rete virtuale utilizzata dal sistema per alcuni processi che comunicano tra di loro sul sistema. A noi interessa l'interfaccia di rete fisica. Diciamo che vogliamo andare a vedere come si comporta il sistema in fase di boot con il rilevamento delle mie interfacce di rete, quindi andrò a fare ancora freccia in su di message pipe grep ENP ad esempio. Ecco qua. Mettendo ENP io faccio vedere che riesco a vedere, a filtrare che viene rilevata ad un certo punto. Questo è il chipset. Dopo un po' vi diventerà anche familiare un chipset della Realtek. Infatti spesso e volentieri ci sarà da installare il firmware proprietario per utilizzare al meglio questa scheda, questo chip. Questo chip è fornito separatamente in Debian, dovete aggiungere alla source list con trib e non free come pacchetti, come liste di pacchetti, e poi installare il firmware corrispondente alla Realtek. E questo chipset viene rilevato in questo timestamp, viene rinominato dal nome di default ETH0 che gli viene assegnato a ENP8S0. A un certo punto dice anche link is not ready, quando la connessione non è ancora presente, link is down, lo conferma, e poi dopo un po' di tempo, dopo qualche secondo, praticamente link is up 1 gigabit, e quindi praticamente ti dice che la rete viene attivata, la connessione è presente, dice anche la velocità, e quindi links become ready, siamo pronti a utilizzare la rete. Filtrando in questo modo, quindi, abbiamo un prospetto della situazione della rete, sia con ifconfig sia con il dmessage. Noterete che la prima riga dice renamed from ETH0. Nei vecchi sistemi Linux, nelle vecchie versioni, i nomi di rete erano appunto questi: ETH è un numero, non ENP è una sigla. Quindi è possibile che nel vostro sistema il comando da lanciare possa essere, ad esempio, pipegrep ETH. Nel mio caso, infatti, l'ETH fa vedere altre cose perché il chip viene riconosciuto come ETH, qui dà delle informazioni sull'hardware e poi viene riconvertito come nome in NP8S0. Quindi abbiamo visto come guardare le informazioni sui dischi, le informazioni sulla rete. Ovviamente, già le informazioni sulla rete vi possono dare delle utilissime informazioni in caso in cui abbiate fenomeni strani. Per esempio, non va in internet, la prima cosa da fare è lanciare ifconfig, vedere
l'output della scheda della configurazione di rete e vedere innanzitutto che ci sia su una scheda di rete fisica o una wireless. Le wireless generalmente si chiamano VLAN 0, VLAN 1, VLAN 2 con questo nome. Se la scheda di rete fisica è su, bisogna andare a vedere se è stato assegnato correttamente un IP. Se non c'è un INET con un numero di rete, un IP di rete, allora non è stato assegnato un IP e senza un IP non si va in rete. E poi si può guardare un minimo di diagnostica, per esempio, io ho RX, sta per pacchetti ricevuti, RX Packets, pacchetti ricevuti, fa vedere che ho ricevuto 30 mega e mi dice anche come reportistica se ho avuto errori, ne ho persi, overrun, eccetera, eccetera. E idem per la TX Packets, cioè i pacchetti trasmessi, ho trasmesso 908k e 0 errori, 0 dropped, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dà una sensazione di massima di come sta funzionando quel dispositivo. Per quanto riguarda la scheda video, invece, il discorso si fa un po' più complicato. Dico, torno alla scheda video perché? Perché siamo partiti dalla casistica non troppo rara in cui all'avvio del sistema vi trovate di fronte a una schermata nera. Questo può dipendere da un sacco di fattori diversi. Il debug della server grafico è quasi un mondo a parte, meriterebbe un capitolo a parte. Diciamo che, in super sintesi, per non andare troppo lunghi, una parte degli errori li potreste vedere nel dmessage. Torniamo un attimo al dmessage generale. Per esempio, nel dmessage io sto usando una scheda video della Nvidia, quindi leggerò all'interno del dmessage, esatto, il momento in cui viene caricato il driver dell'Nvidia, che mi dà alcuni messaggi strani, ma come vedete non sono colorati come errore, quindi out of treat, in kernel, eccetera, eccetera, perché ho installato i driver proprietari. Installando i driver proprietari, diciamo che non sono considerati come un po' invasivi nel sistema rispetto a quello open source. Tuttavia qui io non ho problemi di driver, funziona tutto correttamente e infatti non ho messaggi di errore, però vedo tutto quello che succede nel tirare su e avviare la scheda video. Non ultimo, in fondo, ho in effetti un messaggio dove mi sta avvisando che ho probabilmente dei casi limite, delle situazioni un po' particolari sulla gestione della mappatura della memoria con la scheda video. A parte questo, il mio sistema non ha problemi particolari, ma sicuramente se avete problemi di driver, di scheda video, di server grafico, potreste aspettarvi un errore visualizzato, specialmente nella fase finale del dmessage, appena avviato il sistema. Facciamo un esempio: io sto lavorando su una versione di Linux chiamata Testing, che non è stabilissima, ha ogni tanto qualche problemino. Mi capita saltuariamente all'avvio del sistema che mi cresci la schermata di login. Il login grafico è gestito da un programma chiamato SDDM. SDDM ogni tanto va in tilt e mi crasha. Quando succede questo, io vado in Ctrl+Alt+F1, vado nel terminale, faccio il mio login come super user, faccio dmessage e vedo regolarmente come ultima o penultima riga del dmessage proprio un segmentation fault del processo SDDM. È chiaro, so cosa devo fare, prendo, riavvio il processo, torno con... Ah, ecco, prima non ho detto. Una volta che fate Ctrl+Alt+F1 e andate in terminale, per tornare alla console grafica, al terminale grafico, si fa Ctrl+Alt+F7 di solito. Le shell, i terminali disponibili variano dalle configurazioni del sistema, quindi variano da sistema a sistema, da distro a distro, ma tendenzialmente sono dagli F1 all'F7. F7 è quello grafico, le altre sono tutte terminali di comando. Quindi riavvio SDDM. Torno all'F7, quindi Ctrl+Alt+F7, mi ritrovo il login riavviato, faccio il login normalmente e funziona tutto. Questo è un esempio. Diciamo che il problema vostro è legato a qualche altro problema di driver, di caricamento, di partenza del server grafico. È probabile che qualche errore ve lo vediate nel dmessage. Qualora non fosse presente un errore sufficientemente esplicativo, per il debug del server grafico si ricorre direttamente al log del server grafico vero e proprio.
Abbiamo già visto nei video precedenti che la cartella che contiene i log di sistema è var log. Ce ne sono tantissimi, come vedete. Ora, in questa cartella sono presenti tanti log diversi, alcuni hanno un'estensione con punto numero piuttosto che punto numero punto gz. Questa dicitura, questa nomenclatura fa parte della rotazione automatica del sistema gestita da cron e da logrotate per immagazzinare grosse quantità di dati di log occupando meno spazio possibile. Cosa succede? Periodicamente questo demone di sistema, questo tool, questo programmino che gira in background, a intervalli regolari che possono essere diversi da programma a programma, ogni programma può gestirsi la propria configurazione di cron o di logrotate, praticamente a intervalli regolari viene zippato e rinominato il file di log, ne viene creato uno nuovo in cui continuare a scrivere. Questa è la ragione di tutti questi nomi. Semplicemente, quindi più crescete o comunque scorrete il file rinominato numerato e più andate indietro nei vari log presenti nel sistema. Qui dentro ci sono tantissimi log, dicevamo. Alcuni potrebbero risultarvi familiari. Ricordatevi che potete leggere i log con il comando cat. Cat non fa nient'altro che printare a video un log senza modificarlo, quindi è innocuo come comando. Ad esempio, se voi andate a fare un cat di slash log e poi ci mettiamo un bel messages, quello che vedete in realtà scoprirete che assomiglia moltissimo all'output del dmessage, nel senso che alcuni di questi messaggi è probabile che vi ritroverete anche nel dmessage. Detto questo, ci sono molte informazioni in più sul sistema, un'infinità di informazioni in più sul sistema, però sono specifiche, quindi sappiamo se un messaggio arriva dal kernel o arriva dal network manager e sappiamo se arriva dal gestore dei dischi, dal syslog, da chiunque sta facendo qualcosa nel sistema, quindi sappiamo chi è a parlare, passatemi il termine. E quindi abbiamo un'altra interfaccia per il debug. Qui, ad esempio, quando il network manager va a gestire la rete, vediamo direttamente tutta la configurazione che viene gestita. È molto comodo. Un altro dei log di sistema utili è il syslog. Eccolo qua, varlog syslog. E il varlog syslog dà un report di alcuni dei problemi che si possono presentare. In questo caso io ho solo una cascata dello stesso tipo di problema. Qui c'è un cron, niente di particolare. Comunque, sono tutti interessanti da guardare perché si scoprono un sacco di cose. Tornando al nostro tema principale, cioè come debuggare lo schermo e la scheda video, il log che ci interessa è, allora, il server grafico di Linux si chiama X, server X. Quindi con la X maiuscola tabbiamo xorg. È il nome del server grafico. Xorg.0.log è il nome dell'ultimo, del più aggiornato, del più recente log di sistema relativo al server grafico. Con cat lo andiamo ad aprire e vediamo tutto quello che c'è da vedere sulla configurazione grafica del nostro sistema. Ora, io sono in un terminale grafico comunque, è un terminale di comando, ma è gestito in una finestra del desktop, quindi ho alcuni vantaggi che non sono presenti se andate invece nel terminale con Ctrl-Alt-F1. Ad esempio, io posso scorrere indietro il log, ho una barra di scorrimento, una cronostoria. Quando siete invece in Ctrl-Alt-F1, quindi nel terminale dei comandi, quello di background, non avete la possibilità di risalire lo schermo. Come si fa allora a vedere un file molto lungo come il dmessage o come l'xorg.conf.log? Xorg.0.log. Si usa sempre la concatenazione del pipe, quindi spazio, pipe, spazio, che cosa? Un comando che si chiama more. More non fa nient'altro che aggiungere la paginazione, cioè fa vedere una pagina alla volta. Lanciando il comando così, ecco qua che vediamo solo la prima parte, quindi da quando è stato lanciato il comando, la prima pagina. E in basso c'è questo
tag, chiamiamolo, dove c'è scritto trattino trattino more trattino trattino, che ci indica che ci sono altre pagine. Come si fa ad accedere ad altre pagine? Si usa la barra spaziatrice. Con la barra spaziatrice si possono far scorrere tutte le pagine. Ora, adesso torno alla visualizzazione senza il more per comodità. Ok. Per poter analizzare il file di log del server grafico, ci dobbiamo concentrare su come viene formattato, quindi sulle convenzioni che vengono utilizzate. Vengono spiegate in alto, quindi dunque, dov'è che lo lancio? Qua. Qui è dove ho lanciato il comando. Quindi mi sta dicendo che, tra l'altro, mi avvisa di quando viene rinominato il log, mi dice la versione dell'X server che sto utilizzando, un po' di informazioni di sistema tipo il kernel. Fondamentalmente, eccolo qua. Qui c'è la spiegazione della didascalia, quindi spiega il significato dei simbolini presenti tra le parentesi tonde subito dopo il timestamp. Quindi abbiamo il meno meno, l'asterisco asterisco, l'uguale uguale. Quindi, per esempio, da file di l'asterisco asterisco ci dice che questo parametro arriva dal file di configurazione, l'uguale uguale, che è un setting di default. A noi interessa soprattutto quest'ultima parte, quindi quando tra parentesi c'è www che sta per warning e che sta per error, e poi vabbè, not implemented ed unknown, che sono fenomeni un po' più strani. Quindi già vediamo, per esempio, beh, il classico warning che non trova alcuni font preinstallati nel sistema. Non è nulla di sconvolgente, ce l'hanno tutti. Lo facciamo scorrere, dovreste andare a cercare tutte le righe che portano qualcosa di strano. Per esempio, io ho un EE quando dice fail to load module NV. Il modulo non esiste, ad esempio. Questo per farvi vedere che in realtà non è che se vedete un errore, un EE o un VV, allora c'è sicuramente qualcosa che non va. Un errore è una segnalazione, un avviso, un messaggio di qualcosa che è andato storto. Poi, questa cosa che è andata storta può essere o non essere fatale per il sistema. Questo ovviamente complica un pochino il debug, perché non si può prendere il primo EE che si trova e dire: ah, è colpa di questo. No. Nel mio caso, ad esempio, il sistema funziona perfettamente, eppure un EE ce l'ho dentro. Questo perché? Perché quando parte il server grafico e va a trovare la scheda video e inizia a cercare di capire qual è il driver giusto da utilizzare, si basa su varie informazioni. Alcune sono quelle specificate, ad esempio, in un file di configurazione. Alcune sono, ad esempio, gestite in forma automatica, perché comunque anche Debian negli anni si è leggermente automatizzato. Per esempio, 3 o 4 versioni fa di Debian non c'era l'autoconfigurazione, bisognava creare manualmente il file di configurazione chiamato xorg.conf da mettere nell'opportuna cartella. Oggi come oggi, nelle ultime distro di Debian, invece, si può non avere il file xorg.conf e il sistema in qualche modo si arrangia a far partire tutto. Poi, se non funziona, uno può sempre crearselo e gestire manualmente le configurazioni. Detto questo, uno scorre l'output come per il dmessage, si dà un'occhiata, si cerca di capire se ci sono anomalie particolari che possono essere sintomatiche del fenomeno che abbiamo visto, e da qui cerchiamo poi di capire qual è il tipo di errore e risolvere il problema. Per esempio, da qua possiamo capire se sta usando o non usando il driver corretto. Io sto usando, ho una scheda video Nvidia, mi aspetto che la utilizzi. E alla fine, guardando il log, riesco a capire che sta utilizzando, che rileva e che sta utilizzando la scheda video corretta. Ancora posso vedere se viene utilizzata l'accelerazione grafica, se è installato quindi il relativo modulo. Il server grafico, tra le altre cose, gestisce non solo la scheda video, ma gestisce anche i monitor, gestisce le tastiere, gestisce altri dispositivi di input, se per esempio avete un touchscreen piuttosto che il mouse, come si chiamano, tavolette grafiche con la penna digitale, queste cose qua. Quindi qui dentro trovate tutto questo output, come per esempio io qui ho una cascata di eventi rilevati dalla porta USB relativi ai dispositivi di input, tipo la tastiera. Però beh, nel mio caso è tutto regolare, quindi è facile. Però qui ho tutto l'output, compreso anche per esempio l'output dei monitor collegati. Mi dice i monitor che sono stati rilevati, come sono collegati, come sono configurati.
quindi qui addirittura ho il setup della configurazione della grafica dei monitor. C'è tutto quello che vi serve. Come nel caso del D-Message, potreste filtrare questo output, qualora ad una prima occhiata generale non troviate niente, per ottenere informazioni più specifiche. Facciamo un esempio. Io posso andare a fare un cat di varlogxor.0.log pipe grep, ad esempio. Non so, e qui ho solo i messaggi di errore. Beh, compreso una riga dove c'è una doppia E, per esempio, screensaver. Oppure posso fare filtrare per i warning. O ancora, se nel mio caso io ho Nvidia, posso filtrare per la parola chiave Nvidia. E via così. Da qua la speranza è di visualizzare o perlomeno avere evidenza di un'anomalia di sistema che ci permette, molto brutalmente, di prenderla, copiarla, incollarla in Google e cercare di capire, grazie a forum e insomma siti con discussioni sulle sistemistiche Linux, di trovare una via d'uscita, un escamotage. Tenete presente che i problemi più ricorrenti appunto in Linux sono sempre quelli: cambia il PC, cambia l'hardware, cambia la distro, cambia la versione, ma il sistema è lo stesso, il kernel è più o meno lo stesso, gli errori sono più o meno sempre quelli. È facile che, googolando letteralmente, quindi cercando in internet letteralmente il vostro messaggio d'errore che trovate nel D-Message, che trovate nell'xorg.0.log, non è improbabile che troviate siti e siti di discussione di problemi uguali con tanto di soluzione. Quindi in genere questo è il punto di partenza. Beh, adesso direi che il video si è allungato fin troppo, dovremmo essere già intorno ai 40 minuti, forse è fino eccessivo. L'argomento del debug di sistema è vastissimo, magari ci torneremo ancora, magari torneremo su altri argomenti non trattati in questo momento, ad esempio le schede audio, vedremo. Per il momento mi sembra già un buon punto di partenza per consentire a chiunque approccia la sperimentazione dell'installazione di Linux su un PC da zero. Facciamo un esempio: avete trovato un bel PC vecchio da riutilizzare, da riadattare, da rimettere in funzione. Io ho diversi PC vecchi che con Windows ci mettevano minuti e minuti a partire, e ho preso una bella distribuzione di Linux, ovviamente adeguata, perché non posso prendere un Pentium 3 e metterci su... non posso, è relativo, però diciamo non è detto che sia conveniente mettere su un Pentium 3 l'ultima release di Debian con tutti i ninnoli grafici, perché non basta la RAM, la scheda video non ce la fa, possono esserci vari problemi. Poi magari smanettando parecchio ci si riesce a farla funzionare. Tenete presente però che la scelta della versione da installare deve essere adeguata alle risorse hardware correlate, quindi se usate un PC molto molto vecchio magari partite non necessariamente da una versione molto pesante, che in genere più sono nuove più sono pesanti perché richiedono più risorse. Quindi mettiamo che avete un PC vecchio, mettiamo che volete fare degli esperimenti e provare a installare Linux. Se non dovesse andare liscia al primo colpo, cosa molto probabile perché soprattutto sui PC vecchi non c'era il supporto che c'è oggi per l'hardware nuovo, questo è un primo spunto di dove guardare, cosa fare, come muoversi, come iniziare a fare un debug di sistema. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto per altri video e spero di vedervi presto.